È il primo video che faccio dal nuovo studio di casa nuova, incredibile. Ciao ragazzi, sicuramente vi starete chiedendo che fine ho fatto. È un bel po' che non metto video. Bene, diciamo che sto uscendo un po' meno, anche se qualche uscita l'ho fatta e qualche video pronto lo avrei da mettere, ma per il momento non ho trovato il tempo di prepararli come mi farebbe piacere fare e quindi ancora non ve li ho proposti. Nel mentre, però, ho da proporvi un video molto interessante di un argomento molto vicino al metal detector. Sto parlando del geocaching. Ora, io non sono un grosso esperto, ragazzi. Ovviamente il geocaching, c'è un'applicazione anche per il telefono, sono dei punti sparsi per il mondo, segnalati da utenti qualunque, e in questi punti è nascosto una scatolina, un box, qualcosa in cui all'interno potete trovare delle istruzioni oppure dei gadget oppure sicuramente un block notice o un taccuino su cui lasciare una firma o una qualunque cosa, un pensiero che volete e sono sparsi per il mondo. Voi avete a disposizione questa app che vi mostra, diciamo, le coordinate sulla cartina dove si trovano. Avete a disposizione, volendo, un indizio per individuare dove è nascosto il geocache. Una volta trovato, dovete ovviamente aprire il contenitore, lasciare la vostra firma, lasciare se potete un oggetto per quelli che verranno successivamente, e volendo potete anche prelevare qualcosa dall'interno del box. Tutto questo sembra una cosa stupida fondamentalmente, ma in realtà è veramente veramente molto ganzo, incredibile, perché se provate a installare l'app vedrete quanti geocaching nascosti intorno a voi ci sono, magari in punti dove solitamente passate spesso e non avete mai notato. Il fatto è che molti sono veramente fighi, nascosti bene e ci sono degli enigmi particolari da risolvere per trovarli. Quindi, questo diciamo in breve quello che è il geocaching. In realtà poi ci sarebbe tanto più da dire, ad esempio, molte volte i punti dove c'è nascosta la scatola sono luoghi di interesse o luoghi su cui si vuole porre l'attenzione e tant'altro. Altre volte sono soltanto punti così casuali. La cosa bella è che ce ne sono alcuni veramente che sono nascosti da tantissimi anni, anche 15-20 anni. Anche voi ovviamente potete creare il vostro geocaching, quindi il vostro nascondiglio, la vostra scatola nascosta dove nascondere, diciamo, quello che volete e fare questa cosa. Vi dico subito che l'app è sia free, ma è anche a pagamento se volete sbloccare geocaching un pochino più particolari, cioè ha più tappe, quindi non una tappa singola, e alcuni geocaching sono riservati soltanto a chi è premium sull'app, quindi c'è da pagare una quota o mensile o annuale. Per essere abbonati avrà a disposizione qualcosa di più, ecco, rispetto all'utente free. Mi piacerebbe cominciare a proporvi video su questo argomento e vedere un attimino i vostri riscontri, se vi piace, perché mi potrebbe interessare in futuro proporvi un qualcosa del genere organizzato magari da me, una caccia al tesoro, diciamo, ecco, via, una caccia al tesoro organizzata su questo stile. Penso potrebbe essere molto divertente, magari dove serve l'utilizzo del metal detector, così combiniamo gli hobby insieme e potrebbe diventare una cosa molto interessante. Quindi ragazzi, io ho già fatto un'esperienza di geocaching insieme a un amico questo fine settimana, vi propongo qui i video relativi, ovviamente è la prima volta quindi non sono niente di eccezionale, anche se sono carini, vi fanno capire vi danno una piccola infarinatura, vi fanno capire un pochino quello che è questo hobby, questa diciamo nuova passione che sto piano piano scoprendo. E sicuramente sul canale continueranno anche i video di Metal Detector, ovviamente. Se detto questo, vi lascio alle immagini di questa simpatica avventura di geocaching. Allora ragazzi, stiamo andando a cercare un geocaching, penso si pronunci così, nascosto qui nel parco. Posso fare il nome del parco? Si può fare? Ok, Parco dell'Ura. Quindi ci troviamo
a Lomazzo, giusto? Vediamo. Vediamo se. Bastone antiragno, antiragnatele. Vediamo se lo troviamo. Dovrebbe essere. Da quanti anni è che c'era quello nascosto? Dobbiamo vedere perché non mi ricordo da quanti anni è nascosta questa scatoletta, via diciamo. Dovrebbe essere piccola. Come indizio c'è scritto che si trova vicino alla base di un albero, di una pianta, anzi direi. Vediamo cosa salta fuori, eh. Vediamo. Manca ancora un po' e poi vediamo. Ci sono anche le fragoline di bosco. Là c'è una costruzione strana. Non so se si vede. Ma. Allora ragazzi, siamo arrivati a una deviazione, dovrebbe essere qui dove si nasconde. Vediamo sulla cartina. Ok, vedete. Quello è il punto, la si vede male sfocato, però andiamo a vedere se troviamo. Sarà sotto questa roccia? No. Meno l'indizio. È sotto la pianta, alla base di una pianta. Però non so quanto dentro. Secondo me è ancora più dentro, qui è troppo vicino. Secondo me se è sotto una pianta sarà una pianta un pochino. No? Come vibra quando ti avvicini? Ragazzi, non ci intendiamo un cazzo di. Sembrano quelle che c'erano quando si andò col metal con Michele l'anno scorso, c'era delle ragnatele a terra enormi. Però il sentierino continuerebbe di qua, forse. Ok, proviamo a vedere di qua, ragazzi. Comunque dobbiamo controllare le basi delle piante. Controlla alle basi. Sicuramente ci sarà una ragnatela enorme sopra la scatola, non la prenderemo mai. Ah sì, eh? Là c'è un'altra capanna dello zio Tom costruita. Ma chi è che viene a costruire queste robe qui, oh? Dico, ma chi è che viene a costruire questa roba qua? Che ne so. Ma passiamo di là che così saltiamo l'erba. Ok, Ecco. Ah, dice. vediamo se. Sono camminati già, quindi si può andare. Ok. Guardate la capanna degli indiani. Siamo allontanati di bestia. Io non so che cazzo ci viene a costruire sta roba in questi parchi. Magari per i ragazzi dell'oratorio. Ah, ok, forse vengono qui, sì. Può darsi, vedo. Ma c'è anche le cose dei sassi dentro. Ok. No, ma qui ci si allontana, dobbiamo stare più bassi secondo me, no? Quello lì. Vai, passiamo di qui al limite dell'erba e torniamo verso il punto, no? No, ma tanto se qui se passi. Cioè, gli costava più morire, non mi puoi bestemmiare. Non mi bestemmiare in diretta. Ok. Ma vai troppo in alto, sta più basso qua. Secondo me è qua giù. Qui più in basso, sai. C'è da togliere un po' di ragnatele perché. Non so che cacchio ci viene. Tutti sti ragni che c'è qui. Ragazzi, per ora non abbiamo trovato un cazzo, eh. Però. Vai avanti te con il bastone, vai che fai un po' di pulite. Ah sì? E allora dai, buttiamoci, ti devo dire, vai. Queste ragnatele qua, come si fa? Vai, picchia! Come mangiano sti cazzi di ragni? Ragazzi, ci dobbiamo buttare in mezzo all'erba alta, via. Qui ci sono dei ragni che sembrano bambini. C'è un paletto di frassino da infilare. E Grigo sta impazzendo con.
facendo con questi bastoni storti? Ma come ci siamo passati prima dal sentierino lì? Ma porca miseria! Ragazzi, vediamo, sì, vediamo quell'albero grosso. Dovevamo guardare tutte le basi degli alberi, te l'avevo detto. Guarda da vicino, eh. Ok. Siamo qui. Ok. Anzi, si è aggiornato ancora, siamo proprio di fronte. E allora è qui, dai. Eccolo! 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 Eccolo qui ragazzi, l'abbiamo trovato! L'ho lasciato aperto però! No, aperto no, c'entra l'acqua, cazzo, se piove! Oddio! Sta cascando di tutto da dentro, aspetta, la ributtiamo tutto dentro e poi guardiamo per bene. Leggere prima. Allora, c'è un cartellino da leggere. Ma lo possiamo far vedere cosa c'è dentro? Sì. Ok. Ah, quindi se prendiamo qualcosa dobbiamo lasciare qualcosa. Ok. L'importante è trovare questo contenitore. Vediamo solo queste cose. Non spostare il contenitore, saccheggiare il contenitore, guarda il tesoro, però non spendere in questo modo. Se desidera prendere qualcosa, per favore lascia qualcosa, per favore inserire una resistenza al tuo passaggio. Che è molto, molto interessante, vibra del bambù. Qui c'è un altro adesivo. Vediamo un po', c'è un altro adesivo che dice è proprio a te. Lo chiedo ancora, quanti passaparola hai fatto finora? Non si sa cosa vuol dire. Qui c'è una zanzara che ci sta massacrando la minchia. Bigliettina. Cos'è questo indizio percorso, inizio percorso vita? Che è? Sarà. Dovresti registrare tutte quelle che hanno trovato. Ok, noi ci scriviamo il nostro nome ora appena. Giusto? Giusto. Oh, che c'è qui? Samu, questo sono io. Samu Mattia, gli pareva. Mamma mia. Ok, la poi che c'è? Mia. Aspetta, abbiamo tutto che c'è. Tira fuori. Questi li abbiamo già visti, mettiamoli insieme alle figurine. Per l'umidità, sì, ok. Che sennò si sciupa la roba, giustamente. Un braccialettino. Del DNA, non si sa chi. Un foglio DNA. Un codice. Scocciato, diciamo lì. Una matita per scrivere. Ok. Una torcina leggina, penso. Ok. La moneta d'oro. 20 centesimi di euro. Una moneta d'oro. Ma perché un tappino ce l'hanno lasciato dentro? Ma che schifo. 20 centesimi. Soldi ce ne sono, dai, un po' di 20 centesimi ci sono. Guadagnato la giornata. Ok, vai. Ragazzi, allora noi lasciamo la nostra cosa che abbiamo portato, che è questa, ve la faccio vedere. Sono ovviamente. Vediamo se si mette a fuoco. Sono, eccole qui, 10 lire porta fortuna 1952. Sono 10 lire porta fortuna che lasciamo qui dentro come simbolo di porta fortuna. E poi ora andiamo a lasciare una firma sul blocchetto. E niente, ragazzi. Poi rimettiamo tutto a posto e nulla, l'abbiamo trovata. Allora ragazzi, siamo sempre nella zona di Lomazzo e c'è un altro geocache nascosto e lo stiamo andando a cercare sempre con Igor.
dovrebbe essere qua in fondo. Adesso vediamo un attimino, attiva un po' il programma perché così io intanto riprendo. Lo cerchi te. Qui siamo, come siamo a quest'area, mi hai detto? L'area Feste, a Lomazzo. E qui c'è un Jokesh nascosto. Guardate bello quest'albero. Dovrebbe essere in fondo qua a sinistra, proprio nell'angolo del parco, di questo parco. Vediamo, ci avviciniamo sempre di più. Allora, ci siamo vicini, ragazzi. Sarà ai piedi di questo albero? Non credo. Dovrebbe essere ancora più, vero? Ah, ancora più in fondo, non è qua? Attaccato alla rotonda. Ah, ok, quindi è vicino al muretto praticamente. Sarà nascosto nel muretto forse. Qui sono dei belli alberi, guardate quante. Questi sono alberi storici. Allora, vediamo. Sì, è nascosto senz'altro in questo muretto. Vediamocelo piano piano, eh. Simbolo lì. Potrebbe essere dove c'è simboli dei murales. Allora, partiamo da qua. Vediamoci il muretto, ma sicuramente è nascosto qui dentro a qualcosa. Quale? Non mi sembrava ci fosse niente dentro, però ora ci si riguarda. Ci si riguarda. Là c'è una bottiglia di Cnusa, non credo sia quella, perché secondo me qua siamo troppo un qua, che dici? Potrebbe essere. Sì, vedo quella, dietro di là, ma non so quanto si sta aggiornando. Secondo me dobbiamo guardare dentro a quei buchi lì. Allora, controlliamo meglio. Che potrebbe essere in basso, ma potrebbe essere anche in alto. Qua ci sono un sacco di bottiglie rotte. Hanno tolto, dici, eh? Vediamo se qualcuno l'ha trovato di recente. Trovato 25421. Ci toccherà vederci un indizio, Ciccio, perché qui. Guarda che dice che è abbastanza grosso, quindi. Nel fondo penso proprio di no. Se è infilato là dentro, c'è pieno di pruni, sarà un problema infilarci. Ci buchiamo. Ma io non lo vedo però se è grosso. Qui c'è bottigliette di vetro. Comunque anche se sono venuto a pulire, che hanno fatto? Hanno levato quello o non hanno lasciato queste bottiglie di vetro, dai? Dipende da, quando, da quanto ci sono. Ma queste sono vecchie, non c'hanno più neanche l'etichetta. Ma sono sopra. Ragazzi, noi non lo riusciamo a trovare, a meno che non sia. Eccolo! Che cazzo, minchia! Sicuramente qui, meno male deve essere grande però. È più grande, ma di sicuro che è quello. Adesso sono cose degli spacciatori. Adesso degli spacciatori. Ma non droga. So se è questo, ho paura io. Prova a aprirlo, Igor, si guarda. Per me non è quello, no, si può stare. Sì, questo. Minchia, questo l'ha messo bene, eh. Questo non è stato facile trovarlo. Ah, c'è il rotolino di carta da compilare. Questo mi sa che l'hanno trovato meno gente, eh. Sì. Eccolo qua. Quello c'è a leggere, c'è, per favore. Sempre i soliti avvertimenti e storie, vero? Sì. Un po' d'erba. Vai. Ok. Ok, ragazzi, l'abbiamo trovato, non è stato facilissimo, senza indizi, eh.
Non è stato facilissimo, l'abbiamo trovata, adesso firmiamo e lo rimettiamo al suo posto. Ciao belli!